Allora, partiamo subito con le informazioni. Vabbè, questa qua, diciamo, tendenzialmente è un po' meno rilevante, cioè è più una news, tra virgolette, pettegolezzo, diciamo, tra virgolette, che le autorità americane hanno arrestato un ex manager di Coinbase per insider trading all'interno del mercato cripto. Ecco, chiaramente queste sono notizie non simpatiche, sono notizie che purtroppo cioè, possiamo vedere in ogni dove, nel senso comunque le persone non corrette che hanno voglia di arricchirsi nelle maniere sbagliate, ecco, esistono sempre. È importante dirlo perché altrimenti si parla solo delle cose positive del mercato cripto, invece ci sono poi anche i maiali, come questo qua, ovviamente, che è andato a diciamo, a rovinare, se già non ce ne fosse stato la necessità, sostanzialmente diciamo, il pedigree, ecco, del mercato cripto. Allora, altre notizie. Vabbè, adesso cercherò di tenermi le ultime, poi, cioè le più importanti poi alla fine. Le più importanti fondamentalmente sono due. Allora, la prima, vabbè, Binance è diventato l'exchange con non solo, era già precedentemente l'exchange con il maggior numero di volumi di transazione, è diventato invece attualmente anche l'exchange, o diciamo la piattaforma, ecco, in senso generale, che possiede di più Bitcoin nel suo, diciamo, balance sheet. Okay? Quindi all'interno dei wallet di Binance ci sono più Bitcoin rispetto a tutti gli altri, ovviamente non messi assieme, però e superando tra l'altro Coinbase. Poi, altra notizia molto importante è che Crypto.com si integra con Google Pay. E quindi si possono fare degli acquisti attraverso le cripto, chiaramente tramite piattaforma crypto.com. Notizia secondo me importante, continuiamo a vedere crypto.com che fa cose incredibili, perché comunque l'integrazione con Google Pay è una roba abbastanza grossa. Non mi sembra che nessuno l'abbia presa, diciamo, in considerazione bene, no? Come secondo me era giusto fare. Ovvio, non stiamo parlando di Google che ti fa pagare direttamente in cripto, ma ovviamente c'è chiaramente una integrazione attraverso un servizio che appunto offre Crypto.com, quindi dove chiaramente Crypto.com riceve le proprie cripto, ti fa pagare veicolando tutto con Google Pay, quindi probabilmente registrando direttamente la propria carta a Crypto.com. Però sono tutti quei piccoli passettini, ragazzi, che poi ci porteranno a quello che noi immaginiamo sarà il futuro. Ecco. Tra l'altro, anche mi sembra in California, non vorrei dire una cavolata, mi sembra proprio in California, è stato acconsentito, la California, diciamo, stato della California ha consentito al fatto che le campagne elettorali dei candidati avvengano anche con le cripto. Ovviamente non puoi donare direttamente cripto, ma si può utilizzare un servizio terzo che quando riceve le cripto le va a convertire immediatamente, un po' come il discorso che facevamo prima con Crypto.com. E grazie anche a Mr. Alluk che mi raggiunge al 13° mese, e quindi bentornato anche a te nella gabbia di Mattico in Square. Quindi anche questo mi è sembrato un qualcosa di molto positivo, okay, che succede anche in ambito cripto. In aggiunta, sempre negli Stati Uniti. Ah, no, volevo anche ringraziare. Allora, fatemi. Allora, vediamo. Volevo ringraziare anche chi che ha fatto. Che mi ha fatto la sub. Ah, Lloyds, grandissimo, che per lui me lo dice sempre, mi scrive sempre a Fidelis, che è super carino. Ok, parlavamo anche del Texas che darà l'opportunità a tutti quanti di utilizzare Bitcoin, quindi in maniera totalmente
legalizzata, okay, non perché Bitcoin sia illegale, ma legalizzata all'interno dello Stato. Poi, altre informazioni. Allora, fatemi vedere, fatemi vedere. Ah, ecco, questa è un'altra. Adesso poi le ultime tre ovviamente sono le più importanti e volevo appunto discutere poi tutti assieme anche. Oggi sostanzialmente sono stati spostati. No, allora, negli ultimi oggi, quindi negli ultimi 30 giorni da oggi, ecco, scusatemi, sono stati spostati, quindi prelevati da exchange. 10.113 Bitcoin, quindi all'incirca, beh, quando c'è stato il tweet di Watcher Guru, ci sono stati appunto e valevano diciamo 229,6 milioni di dollari, quindi 10.113 Bitcoin negli ultimi 30 giorni sono usciti dai wallet degli exchange sono entrati in wallet custodial. Okay, questa anche lì è una cosa sempre importante per questo trend che ormai va avanti da un bel po' di tempo, dove appunto la gente non detiene più i propri Bitcoin all'interno degli exchange, ma li mette sempre con più diciamo, frequenza nei wallet. Questo ovviamente è un segnale di ipotetica visione. Diciamo, di una fine, o meglio, di quello che potrebbe essere la price action per i futuri mesi, e sì, appunto, il fatto di continuare a togliere liquidità agli exchange, che come ben sappiamo, può essere positivo qualora aumenti la domanda, ma totalmente negativo qualora la domanda si abbassi. Quindi questo, ricordiamoci. In aggiunta, come dice giustamente Rasmone, la gente non si fida. Con quello che è successo anche poi per tutta la questione Luna, Celsius, Voyager, Trianos Capital, vabbè, anche se Trianos Capital ovviamente non ti faceva detenere cioè, di sopra i propri Bitcoin, chiaramente era un fondo di investimento, però sono tutte cose che fanno diminuire la fiducia su un exchange, ma nei confronti di un exchange, rispetto ovviamente a detenerli ognuno per i fattacci propri. Cosa importante è anche una frase correttissima che ha detto Tiziano mercoledì, che ogni tanto ci si dimentica, no? Perché poi noi andiamo avanti mentalmente, diciamo, cazzo, però dobbiamo spiegare alla gente che loro devono essere una banca di se stessi, not your keys, not your Bitcoin. Però c'è anche chi non è in grado, se tu convinci, se una persona che non è avvezza a questa tipologia di tecnologia, appena prende il primo Satoshi, si compra subito un hard wallet e non sa come gestire la cosa e poi ovviamente perde la chiave privata, questo è ovviamente un problema. Quindi comunque bisogna sempre andare step by step, quindi all'inizio magari non sai come gestire le cose, no? E quindi puoi tranquillamente tenere su piattaforme terze, anche perché tendenzialmente le andrai a comprare lì, difficilmente tu arrivi e entri subito con, non so, un voucher bot, adesso per fare un esempio, no? Chi non sa cosa sono, è l'acquisto di Bitcoin tramite un voucher che si può acquistare mediante un bot su Telegram. Questa invenzione di Massimo Musumeci, che è comunque un personaggio molto importante comunque nel mondo del Bitcoin italiano, ecco. Non solo, però comunque diciamo che nel mondo italiano è sicuramente un personaggio molto importante. Altra notizia, allora vabbè, adesso iniziamo con le notizie un pochino più toste, mettiamola così, allora aspetta un attimo che... Vabbè, a parte l'inflazione in Turchia spaventosa, io ho un amico che lavora in Turchia, vabbè, adesso non ci vediamo da un annetto. Ci vediamo potenzialmente solo d'estate e io mi ricordo già 2 o 3 anni fa, gli dicevo 2 anni fa o 3 anni fa, gli dicevo occhio, guarda che in Turchia si deve essere in merda. Gli dicevo non comprarti, io ovviamente cosa ti potrei dire subito, magari prova a convertire piano piano qualcosa in Bitcoin, quindi come almeno fallo con l'oro, perché vai a proteggere o con una moneta estera, perché almeno ti vai a proteggere se la lira turca dovesse andare ancora di più a
subire un'inflazione. Spero che sinceramente non abbia fatto. Poi concettualmente su queste cose qua puoi anche non sbagliare, cioè non è che è così tanto difficile andare a sbagliarsi, ecco, secondo me. Bella live con Ferdinando Metrano riguardo alla custodia. Sì, quella è stata veramente una bella live. Metrano è un altro con due belle palle così, comunque è professore universitario, ha comunque creato un hub in bicocca per quanto riguarda proprio la blockchain, e quindi è importante anche che a livello universitario ci siano dei professori che sanno di cosa si sta parlando e che ovviamente lo vadano a insegnare ai loro studenti. Questa è sempre una cosa molto importante. Poi, allora, Polygon. In settimana si aspettava l'annuncio di Polygon che comunque sta sempre di più prendendo piede sia per una tipologia proprio di blockchain. Vabbè, diciamo che Polygon è un, possiamo considerarlo come alla fine è un layer 2. Okay? Probabilmente potremmo anche considerare Polygon co non esattamente come un layer 2, però vabbè, è un layer 2 di Ethereum. Okay? Possiamo considerarlo così. Molto rapido, quindi super scalabile, e ti dà l'opportunità di avere ovviamente queste transazioni totalmente bassissime, quindi molto importante. La Disney l'ha inserita nell'accelerator program, che è sostanzialmente questo suo processo, di questo suo progetto, ok? E da quello che appunto si è capito, anche se non sono usciti ancora documenti ufficiali precisi in cui spiegano tutte le cose, per sostanzialmente per la creazione, diciamo, del metaverso Disney. Ecco, anche questa domanda molto importante. Infatti, comunque, possiamo andare a notare e lo facciamo. Andiamo a discuterne dopo. Un'altra, adesso ritorniamo qua, un'altra notizia molto importante è stato l'annuncio del merge di Ethereum. Allora, il merge Ethereum, che già sapevamo, come l'avevo detto settimana scorsa, che ci sarebbe stato appunto un merge a settembre. Martedì c'è stata una riunione dei più importanti dev di Ethereum e si è deciso per il giorno 19 settembre. Ora, non possiamo sapere se sarà rispettato o meno, magari potrà slittare di qualche giorno. Però, se tendenzialmente quello che si sta facendo per in un'altra testnet, perché già la prima è andata bene, c'è cioè la seconda, poi si fa una terza, e quindi vuol dire che tutto il test che stanno facendo sta andando bene. Poi è chiaro che sempre che tra il dire e il fare, quindi tra la testnet e la mainnet, c'è comunque una grossa differenza. Vedremo cosa succederà. Ecco, diciamo che questo, come abbiamo sempre detto, poteva essere uno dei due trigger molto importanti per magari vedere un rialzo poderoso, ovviamente in questo caso di Ethereum, però anche un po' di tutto il mercato cripto, prima della, diciamo, della fine dell'anno. È chiaro che nel momento in cui il merge non andasse bene, potrebbe esserci un po' di panic sell. Se il merge andasse di merda, e causasse cose gravi, potrebbe essere veramente molto pericoloso. Quindi anche lì, ok, felici, figata, però stiamo calmi perché dobbiamo vedere bene cosa succederà. L'ultima notizia che vorrei affrontare oggi è legata a, vabbè, lo sappiamo tutti, Tesla ha venduto il 75% di tutti i suoi bitcoin, quindi di questo nel Q2, a giugno, è successo verso la fine di giugno. Adesso mi sembra avessero annunciato tipo, vabbè, non mi ricordo bene la data, adesso mi viene in mente così un 24, ma potrebbe essere chiaramente un'altra data che non sia il 24. Non è importante la data. L'importante è che Tesla ha venduto tutti i suoi bitcoin, o diciamo il 75% di tutti i suoi bitcoin che aveva. Quindi è rimasto un 25%, e in realtà però è un 25% non di tutto l'investimento che aveva fatto all'inizio del miliardo e mezzo, ma bensì il
perché 11% era già stato venduto. Se vi ricordate, loro avevano venduto all'incirca 200 per 290 milioni, mi sembra, il 10% di tutto il loro Bitcoin. Ovviamente quando Bitcoin era molto più alto rispetto ad adesso, l'avevano fatto sia per fare un test, per vedere se si poteva fare con tutta questa facilità, però poi senza prenderci per il culo era chiaramente una questione di protezione. Quindi poi se noi andiamo a farci calcoli tra quello che hanno venduto e quello che hanno, non hanno perso nulla del miliardo e mezzo che ci avevano investito all'inizio. O se avessero perso qualcosa, saremmo veramente parlando di quasi di poco poco. Siccome comunque non hanno perso tutto, cioè, scusate, non hanno perso assolutamente niente, perché se noi consideriamo 936 miliardi qua, già milioni, aggiungiamo ancora un 200, quasi 300 milioni che avevano venduto con quel 10%, ne hanno ancora il 25%, che quindi sono più o meno 400 mila o poco meno, ecco, e quindi questo vuol dire che sono ampiamente sopra. Questo giusto perché qualcuno poi su Twitter faceva il fenomeno e diceva, ecco, hanno venduto in perdita, altro, l'investimento totale è ancora inattivo, qui non hanno venduto in perdita niente perché prima ne avevano venduto un po', adesso ancora il 25% del 90% totale, quindi insomma sicuramente non sono in perdita, quantomeno al momento. Ecco, però bisogna sempre ricordarci, no? Però perché vi sto parlando di Tesla in questo momento? Perché quando Tesla aveva venduto il primo 10%, cazzo te era, no, merda, adesso Tesla vende tutto, siamo fottuti, torneremo in bear market, il prezzo di Bitcoin scenderà di brutto. E boh, alla fine, un mese dopo, più o meno, che Tesla ha venduto il 75%, quindi quasi 1 miliardo di dollari di Bitcoin, per riportarsi ad avere dollari, nessuno si è cagata a sta notizia. E allora capite anche voi che un po' a me fa triggerare la cosa, perché nessuno praticamente si è cagata, o meglio, tutti hanno fatto chiaramente i video e ne hanno parlato, però non abbiamo visto sul giornale i titoloni: Tesla vende Bitcoin, Bitcoin è morto, punto di domanda, crisi sul mercato, crollo devastante, e non c'è stato nulla. In un'altra situazione, questa notizia sarebbe stata utilizzata per veicolare uno short clamoroso su Bitcoin. Invece, ragazzi, è uscita sta domanda, cioè sta cosa qua. Vabbè, Bitcoin era è arrivato fino a 24K, poi vabbè, è sceso un po', però oggi siamo comunque a 22,7. Non c'è stato un crollo clamoroso. Capite cosa voglio dire? Sì, hanno venduto Bitcoin, hanno venduto sicuramente OTC. Hanno venduto ovviamente OTC, anche perché sennò ce ne saremmo accorti, e probabilmente li avranno venduti agli stessi che li hanno venduti a loro volta, quindi probabilmente avranno fatto un Coinbase, molto banalmente. Però quello che voglio dire io non è tanto il fatto che l'abbiano fatto o meno, è che in un'altra situazione di mercato, o quantomeno in un'altra situazione di gestione delle notizie, per non utilizzare il termine manipolazione, ovviamente questa cosa sarebbe utilizzata per devastare il mercato, far andare tutti short, follia per le strade, e invece nessuno, ripeto, se ne è cagato di striscio questa notizia. Qualcuno di voi addirittura non la sapeva, ma non perché siete ignoranti, semplicemente perché quello che voglio farvi capire è che se nessuno ne parla, uno o la trova questa notizia qua, o ve ne parla qualcuno, come in questo caso potrei essere io, o altri influencer, ovviamente, che ne hanno parlato con video, però altrimenti uno non lo può sapere, capite? Quindi non è ovviamente un'accusa nei vostri confronti, è un'accusa su chi manipola poi in certe altre situazioni determinate notizie. Al di là di tutta la stampa giornalistica tradizionale, ma non c'è stato questo clamore per sta vendita, capite cosa voglio dire? Ed è proprio lì che si dice: oh, uno, occhio a dove andate a informarvi, e due, sempre orecchie a punta, no? Con le antenne dritte. Vabbè, appunto, ovviamente non per questioni di Star Trek, ma per questioni di avere proprio sempre l'orecchio alzato così bello baldanzoso per essere informati in una maniera più corretta. E quindi questo è successo. Allora, mi chiede Mister Alluk, ma si può capire bene? Ok, quindi detto tutto ciò, quello che mi viene da dire è: cosa succede il 27? Allora, il 27 potrebbe succedere
Potrebbe esserci, visto che è dall'inizio dell'anno che ogni mese c'è praticamente ogni mese o quasi ogni mese c'è un rialzo di qualche punto percentuale per quanto riguarda i tassi di interesse americani. Allora, il mese scorso sono aumentati 0,75 e infatti è sceso Bitcoin. Tesla ha venduto prima che accadesse questo, no? Le cose non è che non sono scollegate, non è che la gente fa le cose a caso, vende mezzo, non c'è un miliardo di, quasi un miliardo di dollari in Bitcoin così a caso, perché probabilmente avevano già un'idea del fatto che sarebbero andati a aumentare i tassi, quindi il mercato in generale sarebbe sceso, soprattutto, e poi ovviamente non soprattutto, ma poi anche Bitcoin. Allora, diciamo che a fine giugno ha aumentato di 0,75, quindi 70, che si dice 75 punti percentuali, quindi a 0, diciamo che tendenzialmente potrebbe, da quello che si dice, potrebbe risalire sempre di 0,75. Ora, secondo me, se fosse, probabilmente i più si aspettano uno 0,5 perché è un pochino più normale, però sentivo qualcuno che faceva dei discorsi e diceva, sì ragazzi, ma guardate che è facile che facciano due, cioè non puoi prendere uno 0,75 così a caso che non l'hai praticamente mai fatto, a parte situazioni molto particolari, e lo piazzi lì e lo fai da solo. E quindi è per quello che ci sono diversi analisti che dicono, secondo noi andranno a aumentare di 0,75 di nuovo. Allora, quando in tanti analisti seri parlano di una cosa già da 20 giorni, okay, vuol dire che tendenzialmente potrebbe essere così. Quindi è probabile che il mercato abbia già reagito a questa cosa. Non possiamo assolutamente dire che per forza nei prossimi 3 giorni, quindi lunedì, martedì, mercoledì, non ci potrebbe essere comunque un lieve calo di Bitcoin apposta per prevenire quello che potrebbe succedere mercoledì poi pomeriggio. Però io ritengo che uno 0,75 non sarebbe una catastrofe, perché comunque è già una cosa che cioè, c'è già nelle orecchie degli analisti, nelle orecchie degli investitori, e quindi è una cosa che potrebbe non sconvolgere il mercato. Non parlo solo del mercato di Bitcoin, parlo del mercato in generale. Ora, se aumentasse di 0,5 sarebbe una cosa che un po' stupisce. Perché ovviamente in tanti si aspettano che come minimo per 2 volte di fila mantengano la stessa politica, perché se no, altrimenti non avrebbe alcun tipo di senso aver fatto 0,75. Potevi tenerti su 0,25, andare avanti con 0,5, 0,5, 0,5 e te rimaneva una norma. Con 0,75 hai sconvolto i mercati e quindi andare, dopo che l'hai sconvolto, a fare tra virgolette marcia indietro, uno non sarebbe un indizio di forza da parte della Fed. A mio modesto parere, e due, sarebbe un qualcosa che un po' scartella ciò che normalmente accade. Il problema, sarebbe l'eventualità nefasta. Come avevo già detto la settimana scorsa, quella nefasta, sarebbe un punto percentuale. Quella sarebbe sì un piccolo problema per i mercati. È vero che siamo a luglio e fare questa cosa il 27 di luglio comporta, come già giusto ragionamento avevo fatto la settimana scorsa, lo riprendiamo solo magari per chi non c'era settimana scorsa, no? Vabbè, che fare una cosa il 27 di luglio con agosto di mezzo va a impattare molto meno sui mercati. È palese questa cosa qua. Non è che loro l'hanno aumentato a 0,75 a giugno perché sono dei dementi, l'hanno fatto chiaramente perché probabilmente l'avrebbero fatto anche il mese successivo e quindi farlo tra giugno e luglio è sicuramente meglio che farlo settembre-ottobre, questo mi sembra più che palese, dal punto di vista appunto dell'attività che i mercati normalmente hanno in agosto, dove comunque tanti analisti, tanti trader, tanti operatori sono chiaramente in vacanza, quindi diciamo che è come un po' quando si dice per il calciomercato, normalmente il calciomercato, diciamo, difficilmente ci sono delle operazioni di compravendita durante il weekend. Ecco. Poi magari avvengono lo stesso, però diciamo che tendenzialmente c'è questo gentleman agreement dove
Ecco, e più o meno funziona così anche per quanto riguarda i mercati. In aggiunta c'è da dire però che poi nei mercati uno che riesce a tirarti il colpo gobbo durante magari un inizio agosto così, con magari poca operatività da parte di qualcun altro, ti fa avere un grosso vantaggio competitivo. Però diciamo che appunto, ripeto, tendenzialmente in agosto siamo un pochino più tranquillo, ecco. Quindi l'aumento potrebbe essere ponderato in questo senso. Vediamo cosa succede. Se fosse un punto percentuale, sarebbe, detta alla francese, un cazzo di problema. Fosse 0,75, ripeto, più o meno, secondo me è già scontato. Fosse un 0,5, sarebbe una sorpresa, con poi delle involuzioni un po' particolari. Ecco. Intanto anche 0,5 anche in Europa dopo un la cosa migliore. Ora andiamo a guardare il nostro portafoglio cripto. Allora, ci eravamo lasciati la settimana scorsa. Adesso andiamo un attimo a vedere. La settimana scorsa, un pochino sotto, eravamo 13.771. Quindi vi ricordo, eravamo a 7.200, abbiamo messo 5K, di cui 2,5 sono stati lasciati in euro, ok, tetra euro. Poi abbiamo comprato un Ethereum intero, abbiamo comprato 936 o una roba di questo tipo in Bitcoin, il rimanente l'abbiamo investito in, fatemi vedere, Torchain, Near Protocol e CRO. Okay, adesso giusto per fare un riassunto. La settimana scorsa avevamo già recuperato, perché poi se aggiungiamo 5K esattamente, insomma, magari ve lo metto a 30 giorni, se aggiungiamo 5K a 7200 quello che era, eravamo tendenzialmente qua, ecco. Siamo andati poi subito a 12. La settimana scorsa eravamo già arrivati a 13 qualcosa. Adesso la settimana scorsa cos'era? Ah no, questa era già 2 settimane fa. Esatto, e questo era una domenica perché era il 10. Ora la domenica successiva che era il 17, eravamo 13,8, siamo saliti anche sopra i 15 con il rialzo di qualche inizio settimana, adesso comunque 14,8. Quindi vuol dire che nelle ultime 3 settimane siamo riusciti già a guadagnare sostanzialmente praticamente quello che abbiamo, beh, diciamo 2.000 e 2.000 e 600 euro abbondanti, ok? Quindi molto bene, molto bene. Nelle ultime 24 ore, appunto, abbiamo guadagnato 376 euro, che non è proprio male. Quindi ci riportiamo ad aver fatto, possiamo tranquillamente dire che abbiamo fatto un'ottima mossa, abbiamo, siamo intervenuti esattamente nel momento corretto. E quindi dobbiamo farci complimenti, bravi a tutti i ragazzi, perché abbiamo deciso di fare questa cosa esattamente nel momento giusto. La dominance di Bitcoin, che settimana scorsa era all'incirca il 44%, è sceso un attimino, perché chiaramente c'è stata un'azione di diverse alte. Abbiamo parlato di Polygon prima, ad esempio, che è un po' ritornata sopra. Anzi, è tornata parecchio sopra rispetto a quello che avevamo noi. Ethereum ha superato in dominance EURT. E quindi è finalmente ritornata ad essere la nostra seconda moneta in portafoglio. Poi chiaramente c'è URT, e poi abbiamo Ample for Polygon e poi tutto il resto che sostanzialmente vanno ad essere all'incirca. Adesso qua ovviamente vabbè, diciamo sta, non mi dice cos'è Beniamen, e poi abbiamo il Red, diciamo tutte le altre che sono all'incirca 22,76%, senza all'incirca, beh, no, anzi, all'incirca perché poi c'è anche la parte di Ampleforth che non sappiamo bene quanto sia in percentuale, però vabbè, 400 su 1400, adesso non ci voglio farmi i conti, comunque, siamo sicuramente sotto il 5%, sarà 3,5%, una roba del genere, forse anche di meno. Vabbè, più o meno sarà. Sì, altro mezzo scarso, così ad occhio. Va bene, comunque anche qua situazione più che positiva. Ora avremo questo mese in cui secondo me dobbiamo vedere un po' com'è la situazione e poi la mia idea che già avevo proposto a suo tempo sarebbe quella di farci realmente un pack, quindi decidere magari con un acquisto costante
o fare un intervento mirato su una determinata cripto, oppure andare a fare magari un pack su Bitcoin, per esempio, ok? Potremmo fare un po' di cose. Possiamo decidere di fare quello che abbiamo voglia, oppure fare un pack, magari andiamo a dividere, non so, 30% in Bitcoin, 20% in Ethereum, un altro 50% in, non so, due cripto, ok, che vogliamo andare ad aumentare. Ricordo sempre che abbiamo un sacco di cripto, soprattutto verso fondo, della classifica, cioè del portafoglio. Vedi Avalanche, abbiamo 56 euro di Avalanche, sto facendo degli esempi, Chain che abbiamo 40 euro, Algorand 50, Uniswap 50, Synthesis ne abbiamo 70, vabbè, Phantom l'abbiamo messa da poco, comunque. Tra l'altro non è neanche se ha perso comunque da poco mica tanto, da poco mica tanto. Guardate, quando l'abbiamo comprata ha preso 82%, ecco, beh, sì, però c'è tutto il problema cronie, il problema, e anche altre monete che comunque abbiamo tendenzialmente in forte perdita. Potrebbe essere un'idea comunque andare a rafforzare le posizioni e vedere un attimino com'è la situazione, ecco. Dovremmo decidere anche una strategia a questo punto, per questo portafoglio. Non voglio dire exit strategy perché sono brutto. Sì, dobbiamo decidere, secondo me dobbiamo fare una puntata esattamente fatta per quello. Ecco, allora, secondo me, cioè, questo è un portafoglio che ci porteremo avanti, però dovremmo decidere come gestire le altcoin. La strategia però, adesso giusto per... grazie Lois per l'abbonamento. Allora, e buonasera anche a te. Noi abbiamo già fatto un'ottima strategia, l'abbiamo fatta, se vi ricordate, con Solana quando abbiamo venduto. Abbiamo fatto un'ottima strategia quando abbiamo venduto sia The Sandbox che Decentraland. Quindi comunque noi abbiamo già una strategia, nel senso che quando una moneta pompa di brutto andiamo a ripartire parte dell'investimento iniziale e, beh, nel nostro caso siamo andati a aumentare il numero di cripto che avevamo, però ricordiamo sempre che l'ipotesi, cioè l'ipotesi, l'obiettivo più importante è quello di andare ad accumulare più satoshi possibili. Quindi, secondo me, potremmo decidere di fare sia uno che l'altro, ecco, secondo, dipende anche dal momento in cui siamo. Quello era un momento dove comunque volevamo ampliare lo spettro di cripto che erano all'interno del nostro portafoglio e ci siamo comportati però bene, ci siamo comportati in maniera corretta, vi ricordo. Abbiamo deciso di fare una cosa e quando abbiamo deciso di farlo l'abbiamo fatto, abbiamo agito e alla fine ci siamo mossi sempre bene, ok? Questa è una cosa che dobbiamo realizzare, ecco. Al ritorno, ciao a tutti e tra l'altro Top Signal, ciao. Fra 3 giorni, quindi lì, allora, tra l'altro ci sarà, adesso vi darò una buona notizia, a partire da settembre, perché l'abbiamo, o meglio, io l'ho conosciuto sabato, a partire da settembre ci sarà un nuovo streamer. Lui è un trader molto preparato e farà esattamente analisi tecnica. Quindi per tutti voi che siete esaltati dall'analisi tecnica, ci sarà appunto un programma dedicato solamente a quello. Sarà, diciamo, nelle ultime parti della settimana, perché poi parlavo anche con lui e lui diceva: guarda, alla fine secondo me è importante andare a fare un'analisi anche quando ti avvicino alla chiusura settimanale, no? A me è piaciuto come persona, da quello che ho capito è anche molto competente nel trading, quindi sono contento. Ovviamente prima lo farò venire, ve lo presenterò nella mia trasmissione, poi andrò una volta nella sua e a quel punto lì poi chiaramente potrà andare avanti tranquillamente da solo, ecco, senza, ovviamente non c'è bisogno della banca. Che infatti non farò, ma semplicemente è proprio un presentarlo a voi sostanzialmente. E quindi secondo me potreste essere molto contenti di ciò.
Comunque noto persone insolite che parlano di cripto, almeno vedo una maggiore sensibilizzazione. Ho la sensazione che con il merge Ethereum o con il prossimo halving di Bitcoin vedremo delle belle. No, Gioesci, io ho sempre sostenuto, adesso poi siamo prima delle ferie, quindi vabbè, comunque fa caldo, un po' di buone notizie ci sta per boostare il morale. Io ho sempre detto, dopo, diciamo, il secondo crollo che c'è stato, quindi diciamo l'entrata nel bear market, no? Che Bitcoin non aveva mai fatto, cioè tutti si aspettavano per questo halving come quello che c'era stato per l'halving precedente, quindi con un super mega picco e poi un'esplosione. Questo super mega picco non c'è stato, ci sono stati due picchi, che è molto simile a quello che era successo nell'halving ancora precedente, quindi diciamo quello del 12, quello che poi ha portato chiaramente al 16. E lì c'erano state due leg, e io dico, visto che non c'è mai stato un triplice picco, no? Quindi un triplice all time high all'interno dello stesso halving, nulla toglie che potrebbe esserci sto giro, anche perché l'all time high che aveva raggiunto questo giro è percentualmente molto meno inferiore rispetto ai rialzi di quelli precedenti. È vero che la percentuale è sempre andata ad abbassarsi, però questo giro è molto, cioè è stato, scusatemi, è stata molto più bassa. Quindi, ho sempre detto, secondo me l'ETF spot potrebbe essere veicolo di questo terzo rialzo poderoso. L'ETF spot, penso che con quello che è successo all'inizio di questo mese, abbiamo più o meno capito che per un po' non lo approveranno gli Stati Uniti. Sappiamo già che per esempio in Canada già esiste, e infatti chi vuole andare, gli statunitensi che vogliono prendersi un ETF spot su Bitcoin lo possono andare a fare ovviamente in Canada, se hanno l'opportunità di farlo, se hanno accesso al mercato canadese, però le persone normali no, e potrebbe essere il merge, il veicolo di, secondo me, non so se la notizia di un, cioè il merge potrebbe essere un evento grosso dal punto di vista del movimento del prezzo come un ETF spot su Bitcoin. Non ne ho la minima idea. Diciamo che innanzitutto bisogna vedere, ripeto di nuovo, come va il merge, perché il merge può andare una merda, con qualche problema iniziale, abbastanza bene o fantasticamente. E c'è una bella differenza. Chiaramente, secondo me sono quattro, cioè una merda vuol dire che, non so, si ferma la blockchain, una cosa di questo tipo, una cosa clamorosa di questo tipo. Non tanto bene vuol dire che all'inizio alcune transazioni sono più lente, sono problemi sulla messa on chain di determinate cose. Però vengono risolte tutte in breve tempo, quindi non c'è un blocco dell'operatività, diciamo, lineare per quanto riguarda Bitcoin, né, scusatemi, Ethereum, né con i layer superiori. Okay? Non ci sono problemi lato portafogli, queste cose qua. Bene, vuol dire sì, ok, c'è stato qualche problemino, però è stato risolto al volo, tutto comunque è andata liscia, e poi fantasticamente vuol dire che arriva, esce e ci rendiamo conto che è una bomba atomica. Quindi, in base, secondo me, a queste quattro opportunità, il mercato potrebbe reagire di conseguenza, quindi sia in up che in down. Ipotizzando che vada bene, non so se il fantasticamente potrebbe essere veicolo di un aumento poderoso nell'ultimo quarter, come magari riuscire ad arrivare a un altro all time high o vicino al precedente all time high. Questo non lo so. Diciamo che sicuramente il merge sarà un game changer lato price action, sia in positivo che in negativo. Questa è l'idea che ho in testa, che mi sono fatto e che tendenzialmente potrebbe avvenire. Ecco. Detto ciò, non ho chiaramente la mia idea. Perché nessuno ha la palla di cristallo, anche se io faccio finta di avercela. Però nessuna palla di cristallo, e sicuramente, ripeto, non è da un grafico che posso capire cosa succederà all'andamento per il merge. Cioè, un evento clamoroso, quindi l'evento più importante della storia di Ethereum, non può essere ipotizzabile attraverso un grafico. Cioè, in teoria dovremmo essere tutti d'accordo su questa cosa, ok? Dovremmo essere tutti d'accordo su questa cosa.
Se non lo siamo c'è un problema, però vabbè, insomma, possiamo risolverlo tranquillamente con la dialettica senza ovviamente darci appuntamento in un ring. Ecco. Poi andremo a sentire anche questa cosa anche con il nostro nuovo trader, anzi, primo trader che è sulla nostra piattaforma. Era un po' che volevamo fare una cosa di questo tipo ed è figo perché dovremmo riuscire a farlo. A farlo. Io adesso.